Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. In apertura la visita ieri dell'arcivescovo di Napoli, cardinale Don Mimmo Battaglia, a Torre del Greco, presso la chiesa del Sacro Cuore. Tanta la commozione dei fedeli torresi. Passiamo ora alla cronaca con la maxi operazione della Guardia di Finanza su tutto il napoletano. Camorristi recepivano il reddito di cittadinanza, oltre 700.000 euro sequestrati. Ancora caos in zona Porto Scala. Fra assembramenti illegali, risse e violenza, la denuncia del consigliere Salerno. In conclusione, l'inaugurazione tenutasi ieri mattina del primo museo sul Vesuvio, nel comune di Bosco Reale, presente anche il governatore Vincenzo De Luca. Questo ed altro nei nostri servizi. Commozione ieri alla chiesa del Sacro Cuore di Torre del Greco per l'arrivo dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Don Mimmo Battaglia. Nominato a dicembre da Papa Francesco per sostituire Crescenzio Siepe, Don Mimmo ha scelto di incontrare i fedeli torresi. Il cardinale ha parlato prima con i bambini della comunità, rispondendo alle loro domande, anche le più curiose. Don Mimmo ha spiegato ai piccoli, quasi tutti in procinto di ricevere la prima comunione, l'importanza di conservare la propria individualità, la loro anima ed i loro sogni durante la crescita. Subito dopo l'arcivescovo ha celebrato la Santa Messa, tanti fedeli accorsi in una chiesa gremita, pur nel rispetto delle norme sul distanziamento. La figura del vescovo è stata sempre accolta bene, ma questa volta un po' in più e in modo diverso, perché l'arcivescovo è nuovo, è la prima volta che viene qui in questa parrocchia, per cui i fedeli stanno aspettando con ansia l'incontro con il proprio vescovo. È un momento di festa, perché questo è il periodo che la parrocchia festeggia la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù. A tal proposito porto il saluto del sindaco e dell'amministrazione comunale a tutta la comunità parrocchiale di Cappella Bianchini e ringrazio infinitamente il vescovo, il neovescovo di Napoli per la sua presenza e per aver individuato tra i primi luoghi da visitare a Torre del Greco la nostra parrocchia, che è una parrocchia molto ampia, molto grande e oserei dire anche una di quelle più antiche sul territorio. L'omelia del cardinale ha parlato di luce. La luce che rappresenta l'amore di Dio, ma anche l'amore di ogni giorno, come quello di una madre per suo figlio. Don Mimmo ha ricordato come ognuno può essere luce in terra e rischiarare il cammino di altre persone. Dio è luce. Dio è luce. Questa è una delle definizioni più belle, no? Di Dio. Dio è luce. Dove c'è Dio, c'è luce. E luce vuol dire Dio è anche amore. Lì dove c'è luce c'è amore, dove c'è amore c'è luce. Se non c'è amore non ci sarà mai luce. Mi ricordo una volta quando facevo il Papa, no? Che portava la comunione agli ammalati e un giorno, era una giornata bellissima di primavera, sono andato a portare la comunione ad un anziano non vedente del mio paese. Quindi quando questa l'ha sentita arrivare, perché sapeva che quella mattina sarebbe andata mi dice, Don Mimmo, oggi c'è il sole, non lo vedo, ma lo sento. Non lo vedo, ma lo sento. Parole di speranza e di vicinanza per un mondo che sembra ritornare lentamente a una rinascita.
Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Partenopeo ha eseguito 60 perquisizioni nei confronti di altrettanti nuclei familiari che avrebbero illecitamente percepito il reddito di cittadinanza, in quanto all'interno dei medesimi risultano soggetti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso. Sottoposte a sequestro anche somme per circa 700.000 euro indebitamente percepite dagli indagati nel periodo aprile 2019-aprile 2021 e le carte prepagate utilizzate per l'erogazione del beneficio. Si tratta di una necessaria evoluzione dei primi interventi condotti a gennaio direttamente nei confronti di oltre 100 beneficiari del sussidio statale condannati in via definitiva per associazione mafiosa. Il controllo è stato esteso dalle Fiamme Gialle in collaborazione con l'INPS sui nuclei familiari in virtù di una normativa, quella sul reddito di cittadinanza, molto rigorosa sull'obbligo di indicare nella domanda l'inesistenza nel proprio nucleo familiare di condannati per il reato di associazione di tipo mafioso. Il venir meno di questo requisito comporta infatti l'automatica revoca del beneficio. Le perquisizioni e i sequestri sono state eseguiti in diverse zone della città di Napoli, tra le quali Miano, Scampia, Secondigliano, Soccavo, Pianura, Fuorigrotta, Poggioreale e Barra Ponticelli, nonché in altre località della provincia partenopea, tra cui Ercolano, Portici, Pozzoli, Qualiano, Melito di Napoli, Casoria e Mugnano di Napoli. L'operazione ha confermato l'elevato livello di collaborazione interistituzionale nel combattere gli abusi contro il reddito di cittadinanza, in tal modo tutelando quei soggetti a cui legittimamente spetta questo tipo di sostegno economico, soprattutto in un periodo di grave crisi. Estate in arrivo a Torre del Greco, e con essa le prime criticità legate ad uno dei luoghi principali della stagione estiva in città, il porto. In particolar modo l'area Porto Scala da mesi teatro di assembramenti, disordini e risse. Questo quanto emerge dalle segnalazioni di abitanti ed imprenditori del luogo. Le persone in strada si trattengono fino a tarda notte, ignorando anche il limite imposto dal coprifuoco. Venditori ambulanti, probabilmente sprovvisti di licenza, forniscono bevande, anche alcoliche, agli avventori che successivamente alla consumazione finiscono per gettare bottiglie e rifiuti vari nelle aree circostanti. Nella zona, oltre a risse e ad aggressioni, sono stati denunciati anche i furti e danneggiamenti delle auto in sosta. Una situazione di criticità alla quale bisogna porre rimedio al più presto. Bisogna vigilare e controllare per preservare la sicurezza dei cittadini e gli sforzi degli imprenditori. Queste le parole del consigliere comunale Vincenzo Salerno. Da qualche giorno in quest'area si manifestano con maggiore continuità. Questo perché è inevitabilmente con l'incidere della bella stagione diventata area di incontro, soprattutto con la presenza dell'area qui dietro di giardinetti pubblici, la presenza di locali che hanno investito sulla zona e che quindi sono attrattore di presenze. Ed è proprio questo l'aspetto più interessante, quello che in una città come la nostra, che non ha delle peculiarità industriali o manifatturiere, ma che vive di turismo e di servizi collaterali al turismo, quale le nostre eccellenze neogastronomiche, si pone ancora più necessario garantire dei presidi e la presenza del territorio in queste zone, così da permettere che tutti i sacrifici che amministrazione, ma soprattutto i privati fanno per accogliere turisti e ospiti fuori città, fuori regione e addirittura fuori confini nazionali, non venga poi vanificato dallo stato di pericolosità che si vive in zone come questa. Servirebbe quindi una sorveglianza, una vigilanza per poter mettere in sicurezza i cittadini della zona? Assolutamente sì, io sono nato e cresciuto per 35 anni a pochi metri da qui. Ricordo quando 20 anni fa questa zona era veramente pericolosa, perché era la zona preferita dai tossicodipendenti, c'erano numerosi momenti di microcriminalità. Col tempo e con varie decisioni si è migliorata inevitabilmente la situazione, c'è stato lo stimolo per far investire in maniera convinta e profonda dei nostri concittadini, ma ora è il momento del salto di qualità, lo Stato, il Comune e quindi chiedo al Sindaco in primis di creare un tavolo di servizi per concertare insieme al Prefetto, ai Carabinieri, alla Polizia,
un monitoraggio sempre più profondo ed efficace del territorio, partendo soprattutto nel periodo estivo da zone come questa e la litoranea, così che non vanno vanificati tutti gli sforzi fatti soprattutto dai nostri concittadini imprenditori. Nasce a Bosco Reale il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio. Ieri l'inaugurazione alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un centro culturale che nasce dalla sinergia tra gli enti del territorio e si inserisce nel piano di rilancio culturale, turistico, ambientale ed economico di tutta l'area vesuviana, promosso dalla Regione Campania. È un altro dei tasselli di un grande mosaico culturale che è unico al mondo. Qui abbiamo il patrimonio storico-archeologico più importante della Terra. Dobbiamo riuscire a valorizzarlo facendo di questo patrimonio la leva per uno sviluppo turistico di grande qualità e di valore mondiale. Ovviamente questo significa organizzare tutto il territorio, organizzare l'ambiente, organizzare la mobilità, garantire servizi sociali e sanitari, garantire la sicurezza del territorio. Ma questa è un'occasione davvero unica per rilanciare l'economia turistica di tutto il territorio campano. Al taglio del nastro erano presenti il presidente dell'ente parco Agostino Casillo, il direttore dell'osservatorio vesuviano Francesca Bianco, il sindaco del comune di Bosco Reale Antonio Diplomatico e il presidente della fondazione Cives Mab Luigi Vigilanza, che si occuperà della gestione. È un giorno molto bello perché apriamo un polo che potrà diventare, oltre ad essere un polo turistico, un laboratorio dove la comunità locale, le scuole possono partecipare a un percorso di conoscenza e di arricchimento culturale della nostra comunità locale, dove il Parco Nazionale è protagonista e al centro di questo rilancio. Noi da alcuni anni stiamo lavorando con il grande progetto Vesuvio alla riqualificazione di tutto il territorio e questo è un tassello importante che oggi mettiamo. Questo è un presidio importantissimo. È un presidio focalizzato sul rapporto fra il Vesuvio e il territorio, le attività del Vesuvio da un punto di vista della dinamica vulcanica, i prodotti del Vesuvio, come questi hanno cambiato il territorio, come hanno cambiato il suolo, le caratteristiche del suolo, come e perché questo suolo è diventato così più ricco e così favorevole ad ospitare delle culture. Come i prodotti eruttati sono stati poi usati dall'uomo in manufatti che gli hanno permesso naturalmente di vivere meglio. Questo racconta il Vesuvio, questo racconta questo museo e questo museo, proprio perché racconta di una risorsa, che è il Vesuvio in questo caso, ma anche della storia vulcanologica di questo vulcano importantissimo, un'icona per questo territorio assolutamente, diventa poi un presidio di riduzione del rischio. Sarà un punto di riferimento soprattutto, io dico, culturale, oltre che come un grande attrattore turistico, ma deve essere soprattutto la cultura, soprattutto le menti più impegnate di tutta la zona a cercare di far capire, partendo dai ragazzi, partendo dalle scuole, che questo è un loro punto che devono coccolarsi, che devono, diciamo, tenere bene, lo devono tenere come un gioiello insieme con la Villa Regina, perché è da qui che può partire tutto il rilancio anche economico di Bosco Reale. La Fondazione Cives, che già gestisce con successo da più di 10 anni il Museo MAV di Ercolano, adesso gestirà anche il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio qui a Bosco Reale. E si inaugura una importante collaborazione tra enti istituzionali, il Parco Nazionale del Vesuvio, appunto, l'Osservatorio Vesuviano, il Comune di Bosco Reale e la Fondazione Cives MAV di Ercolano. È un modello di sinergia territoriale replicabile, io spero, in altre occasioni. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione@tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.